Da cosa è nata l'idea per questo spettacolo? L'idea di questo spettacolo è nata principalmente da un percorso che ho fatto io personalmente, e quindi di conseguenza volevo riportare un attimo delle piaghe della vita e riportarlo sul palco in fase magari un po' cambiata, un po' diversa, un po' odierna, quindi tutto quello che è la diversità, tutto quello che è, in questo caso, il femminicidio, riportarle sul palco sotto forma di spettacolo, quindi lanciando un messaggio positivo alla gente che viene a vedere il mio spettacolo e di conseguenza però lasciandoli contenti e offrendo sempre un lavoro teatrale, quindi mischiando queste due opzioni. Quindi il sociale viene supportato dall'arte o l'arte supporta il sociale? Beh, io penso che in questo caso entrambi sia importante, l'uno con l'altro, si rispecchiano ed è veramente importante perché riusciamo così a lanciare il messaggio reale alla gente, perché se noi proponessimo alla gente un documentario solo su quella piaga, le persone non verrebbero a vederlo. Mentre in questo caso offre uno spettacolo dove si divertono, dove magari piangono, ma allora vengono a vederlo e quindi su via. In questo modo soltanto possono veramente capire certi segnali, certi messaggi. Che tipo di contributo può dare Amnesty nell'ambito di un'iniziativa del genere? Amnesty diffonde sempre i valori della non violenza e quindi, diciamo, la difesa dei diritti umani e in questo caso anche la difesa delle donne. Da anni ormai Amnesty è dalla parte delle donne in tutto il mondo, difende appunto la dignità delle donne e pratica la non violenza. Anche da ultimo, per quanto riguarda quello che è successo in Russia con le nuove leggi contro la violenza sulle donne, Amnesty si è schierata chiedendo l'abolizione di queste norme e invece la tutela delle donne con l'eliminazione della violenza domestica. Un fenomeno che è in crescita. Sì, purtroppo il fenomeno è in crescita, lo sarà sempre di più se non useremo le famose 3P che sono previste nella Convenzione di Istanbul, se non le daremo attuazione. Uno spettacolo, il teatro, l'arte, quale contributo può dare a causa di questo possono genere? Sensibilizzare sia le nuove generazioni sia le generazioni più avanti negli anni.